Il Comune di Alessandria rilancia progetti utili all'inserimento nel mondo del lavoro per disoccupati. Invitata a Palazzo Rosso Cristina Tajani, presidente nazionale di ANPAL. Lutto ad Alessandria per la morte di Don Giorgio Guala, scomparso all'età di 83 anni. È stato fra i fondatori della comunità di San Paolo e fondò insieme al fratello Roberto l'associazione Cultura e Sviluppo. La Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna a 30 anni per Andrea Casarin, accusato di aver ucciso Altagrazia Corsilo Gil 16 anni fa. Voglia di festa, si accendono le luci del Natale fra mercatini, shopping, concerti ed eventi solidali. Ben ritrovati con la nostra informazione, lo avete sentito dai titoli, il Comune di Alessandria quindi si impegna ad aumentare il numero dei progetti utili per inserire nel mondo del lavoro persone che non hanno lavoro e quindi devono appoggiarsi al sostegno pubblico come la NASPI, la disoccupazione o il reddito di cittadinanza. In questo momento i progetti sono una decina, come ha promesso l'assessore Giorgio Laguzzi, però entro breve tempo si vuole arrivare a 60 o 70. In questa direzione è stato organizzato un incontro con Cristina Tajani, che è presidente nazionale di ANPAL, la società che coordina le politiche per l'occupazione e la ricollocazione delle persone disoccupate. Molti soggetti interessati sono stati invitati, fra questi il Centro per l'Impiego, il CISACA, la Caritas, la Comunità di San Benedetto e molte altre. Ce ne parla Dede Vinci. Il confronto politico, forse più importante del momento in Italia, è dove convogliare le risorse per creare più lavoro, tagliare spese e tasse ed evitare di sprecare le poche risorse a disposizione del nostro Paese. Naturalmente il diritto al reddito di cittadinanza e il passaggio con inclusione nel mondo del lavoro dei percettori è al centro di molte teorie. L'assessore del Comune di Alessandria, Giorgio Laguzzi, ha incontrato a Palazzo Rosso su questo tema Cristina Tajani, presidente nazionale ANPAL, politiche attive del lavoro. Invitati molti enti e associazioni interessati all'argomento. Questo incontro di oggi con la presidente nazionale dell'ANPAL di ANPAL Servizi, Cristina Tajani, è proprio rivolto a, pensare, progettare ad esempio nel campo dei PUC, dei progetti di utilità collettiva per i percettori di reddito di cittadinanza, un'attività di politiche attive sul lavoro. È sicuramente un periodo in cui andiamo incontro a una fase complicata da un punto di vista sociale, anche se proprio i dati recenti ci dicono di un tendenziale di occupazione, questo a livello nazionale si intende, comunque positivo, specialmente grazie ai piani messi in campo dal PNRR. Questa doppia cosa, in un certo senso crisi sociale da un lato, ma comunque con un po' di speranza, fa capire che quando si mettono in campo progetti seri le soluzioni si possono trovare. ANPAL Servizi è un'agenzia in-house del Ministero del Lavoro che collabora soprattutto con le regioni nell'attuazione del nuovo programma GOL, il piano di politiche attive finanziato dalle risorse del PNRR. Noi vorremmo che anche i comuni, come il Comune di Alessandria, potessero essere partecipi di questo percorso, perché nell'attività di indirizzamento e di incontro di persone in cerca di nuova occupazione, ovviamente le istituzioni di livello territoriale più prossimo sono i comuni. Quindi avere anche sindaci e assessori dalla nostra parte in questo programma nazionale è sicuramente una chiave per il suo successo. Cosa ci va poi oltre alla disponibilità degli assessori della politica? Ci vanno anche strumenti, personale? Sicuramente sì, di fianco a GOL il piano di potenziamento dei centri per l'impiego finanziato ormai dal 2019 sta avanzando, i territori delle nostre regioni hanno diversi centri per l'impiego, diciamo a livello territoriale, non soltanto nelle città capoluogo, Alessandria ne ospita uno molto importante, quindi risorse per il personale e risorse per i percorsi di accompagnamento e formazione devono camminare insieme e su questo i territori possono aiutarci ad essere più efficaci.
Lutto ad Alessandria per la scomparsa all'età di 83 anni di Don Giorgio Guala. Il sacerdote e professore universitario alessandrino è morto la scorsa notte a causa di una malattia. Fu ordinato sacerdote appunto nel 1968, è stato fra i fondatori della comunità di San Paolo del quartiere Europa di Alessandria. Nel 1995 fondò insieme al fratello Roberto l'associazione Cultura e Sviluppo con sede in Piazza De André. Il professor Don Giorgio Guala è stato un punto di riferimento per tutta la comunità alessandrina nel suo ruolo di sacerdote, formatore, intellettuale e animatore culturale. Altra cronaca, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna a 30 anni per Andrea Casarin, l'uomo accusato di aver ucciso Altagrassia Corsino Gil nel suo appartamento in via Parma ad Alessandria ben 16 anni fa. L'uomo si è sempre dichiarato innocente. Il suo avvocato ha chiesto un supplemento di accertamenti. Cristiana Zanetto. Si ritorna in aula il 10 gennaio per Andrea Casarin, l'uomo accusato di aver ucciso Altagrassia Corsino Gil a giugno del 2006 nel suo alloggio di via Parma ad Alessandria. Il suo avvocato Alexia Cellerino ha chiesto un supplemento di accertamenti oltre all'assoluzione. Di fatto però al momento la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna a 30 anni pronunciata dal Tribunale di Alessandria più di un anno fa. Un delitto il cui colpevole non era stato scoperto per ben 14 anni, poi l'arresto del Casarin nella sua casa di Pavia grazie alle impronte digitali e dal suo DNA che era stato rinvenuto sul nastro adesivo con il quale la donna era stata legata e poi su una gomma da masticare ritrovata sotto il letto. L'arresto era avvenuto in realtà all'aeroporto di Malpensa, dove Andrea Casarin, già noto alle forze dell'ordine per altri reati, stava aspettando un carico di 6 kg di cocaina che arrivavano dai Caraibi. Le sue impronte erano così finite ai RIS di Parma, che le avevano messe automaticamente a confronto con le impronte digitali che rimangono in archivio come sconosciute, e da lì erano risultate identiche a quelle rinvenute sul luogo del delitto avvenuto 14 anni prima e che non avevano mai ottenuto riscontri. Casarin aveva ammesso di aver conosciuto la donna e di essere stato nel suo appartamento di via Parma ad Alessandria, ma ha sempre proclamato la sua innocenza. Se ne riparla in aula tra un mese. La fitta pioggia di questa mattina ha creato alcuni piccoli incidenti ad Alessandria e subito fuori città. Dopo un tamponamento senza feriti in corso La Marmora davanti alla questura alessandrina si è verificato un sinistro autonomo sulla strada per Spinetta Marengo in direzione del capoluogo di provincia. Una donna a bordo della sua auto, una Panda, ha perso il controllo del mezzo, si è schiantata contro il muro dopo il Museo Marengo. Fortunatamente non ha riportato ferite, solo un grande spavento. La circolazione, che è rimasta congestionata per una mezz'ora, ora è tornata alla normalità. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Alessandria. Voltiamo pagina, si sono accese le luci del Natale in tutta Italia, dal paese più piccolo alle grandi città, si ha voglia di concedersi un poco di spensieratezza. Gli acquisti però saranno più contenuti a causa dei rincari, delle incertezze del mercato internazionale. Secondo le ultime stime poi sarà un Natale più povero per 3 milioni di italiani, talmente povero che saranno costretti a chiedere aiuto per mangiare. Sentiamo. Riprendiamoci il Natale, con tutti i suoi riti, i mercatini artistici, dell'artigianato ed enogastronomici, gli abeti addobbati, le luminarie, i concerti, le iniziative solidali e la gente che ha di nuovo voglia di uscire per fare una passeggiata fra i negozi, alla ricerca del pensiero da donare, come vuole la tradizione, alle persone più care. Dalle luci d'artista di Torino ai numerosi eventi promossi nei capoluoghi di provincia e nei piccoli centri, l'atmosfera è quella che si sperava di respirare da tempo. Certo, i portafogli sono più vuoti, i rincari pesano sulle scelte consumistiche, ma gli italiani provano a non rinunciare al Natale, partendo dal piacere di allestire il presepe o l'albero nelle proprie case o concedendosi una cena in onore di queste festività. Ad Alessandria il calendario promosso dai commercianti di Confcommercio e Confesercenti è fittissimo. Brilla il centro storico con le sue casette e i suoi appuntamenti collaterali, così come brilla il quartiere Cristo, altro polo attrattivo della città.
nel vicino comune di Castelletto Monferrato, territorio è cultura e dopo l'accensione delle luminarie in piazza Stori, l'amministrazione comunale, insieme a molteplici associazioni, rilancia una serie di iniziative che passano dai festeggiamenti per il patrono San Siro, domenica 11 dicembre, all'inaugurazione e in corso poi fino al 22 di mostre, spettacoli teatrali, concerti, presentazioni di libri, ovviamente mercatini. Una chicca fra le tante, la camminata degli auguri, in programma la mattina del 18 dicembre. Poco più in là è il comune di San Salvatore Monferrato a portare la magia del Natale con il calendario intitolato Quante feste, che contempla appuntamenti fino all'8 gennaio. E qui sarà festa nella festa domani e dopo, in occasione dell'undicesimo anniversario del gemellaggio col comune amalfitano di Agerola, terra di origine di tanti sansalvatoresi. Alle 15 di domenica 11 dicembre aprirà ufficialmente il presepe vivente in via Prevignano, mentre alle 18 è in programma il lancio delle lanterne volanti. Da cercare lo show cooking dei cuochi in piazza ed immancabile il fascino dei presepi artigianali, una grande tradizione di San Salvatore Monferrato, tutti nelle chiese e negli scorci del paese, tutti da visitare e da ammirare. Lo scorso anno era stato dedicato alle orchestre locali, quest'anno l'atteso calendario dell'Accademia Urbense, realizzato all'insegna delle tradizioni ovadesi, propone curiose immagini delle antiche botteghe di Ovada e se ne è occupato Maurizio Silvestri nei suoi 3 minuti con... 3 minuti dedicati a Ovada, 3 minuti dedicati all'Accademia Urbense. Ragazzi, io qua ho il massimo, il top dell'Accademia, quelli che si occupano tutti gli anni di preparare il calendario. È già un po' di anni che veniamo, eh? Sì, ormai è il quinto anno, però un anno l'abbiamo, con la pandemia non l'avevamo fatto. Ma comunque sono 4 calendari. Quindi io leggiamo in novandese, com'è? Taquin duo. Taquin duo. Ci vuole pazienza, voglia a dedicarsi a questo. No, quest'anno abbiamo scelto questo tipo di calendario. L'anno scorso era molto interessante per le orchestre. Quest'anno è altrettanto interessante perché abbiamo toccato degli aspetti più legati ai mesi, no? E alcuni... mesi sono dedicati a attività commerciali storiche. Ci sono 4 negozi, 2 in via Cairoli e 2 in via San Paolo storici, che sono famosi, sono ricordati. Speriamo che la gente lo apprezzi, perché l'Accademia vive grazie ai soci e deve tirare avanti come può, perché certo i costi sono aumentati anche per noi, quindi se la gente si sostiene e si associa, per noi acquista il calendario, per noi ci dà la possibilità di lavorare un anno. E questo vado, queste ricerche come li fate, dottore? Mi baso sulle informazioni che ho raccolto nel corso degli anni, parlando con chi sapeva e interrogando chi pensavo potesse sapere, ecco. Questi ragazzi riusciremo a non fare perdere le radici, li riusciremo a tenere sempre in contatto con le nostre tradizioni? I giovani continueranno il lavoro che state facendo voi? Ma direi che dipende dal coinvolgimento che noi riusciamo a generare, ecco. Adesso i giovani hanno, diciamo, guardano più al futuro, quindi hanno la loro vita che è il domani. Grazie a tutti quanti voi, io vi faccio un grande augurio di buone feste e vi do appuntamento al prossimo calendario di un altro anno sicuro. E con voi ci vediamo nei prossimi 3 minuti. Grazie. Restiamo ad Ovada, non è facile per uno scrittore indipendente e alternativo imporsi nel mondo letterario, ma Luca Remigio Piccardo, già conosciuto in ambito musicale, ha fatto della sua passione principale, la scrittura, uno degli scopi della sua vita, in un contesto di forme espressive non sempre assimilabili all'immediato, ma che, scavando nel profondo, fanno emergere attraverso un percorso introspettivo numerosi elementi di riflessione. Lo ha incontrato Fabrizio Mattana.
Quadri di un'esposizione è il titolo del nuovo lavoro letterario di Luca Remigio Piccardo, edito da Susi Le Edizioni, nel quale lo scrittore vadese continua il suo percorso di denuncia contro il sistema, imputato principale della perdita dei valori morali legati all'opportunismo materiale. Iniziamo col dire che negli ultimi 25 anni il disastroso sistema mediatico del nostro paese ha contribuito a disintegrare la piattaforma culturale. C'è una differenza sostanziale fra chi scrive per scrivere, perché sente l'esigenza di farlo, e chi scrive per vendere. Non si può fare di una pulsione interiore o di una forma espressiva di disagio un fenomeno commerciale. Ci racconti qualcosa sul tuo ultimo libro? Ma a mio avviso non si può presentare un libro. Un libro si presenta da solo, direi. Io per esempio ho organizzato una delle ultime cose che ho fatto, ho organizzato un incontro dentro un ristorante cinese, destando un po' di scalpore generale. Questo è successo prima di tutto perché le sedi istituzionali mi hanno snobbato, e poi perché adesso va un po' di moda associare i fenomeni culturali, le presentazioni dei libri ai prodotti enogastronomici del territorio. E io mi sono detto, ma se un libro può andare in coppia con il dolcetto, per esempio, perché non farlo andare in coppia anche con il sushi piuttosto che con il riso alla cantonese? Insomma, mi pare di capire che non sia facile per un autore emergente farsi notare. Mi dicevi che è anche difficile poter contare sull'aiuto concreto, magari, di festival letterari. Ma nella maggior parte dei casi poi vengono sopraffatti anche questi dal sistema, da questo perbenismo, per non dire bigottismo, delle istituzioni. D'altronde le novità spaventano. In Italia ci sono più di 400 premi letterari ogni anno. Viene premiato in pratica un libro ogni 24 ore. Anche dei miei colleghi illustri tutti gli anni sono in finale a questo piuttosto che a quest'altro premio. Per me è una cosa abbastanza comica. In poche parole, tu proponi situazioni limite. Fa passare oggi un pensiero alternativo è più che mai complicato. I miei libri sono delle tombe, le parole stesse sono parole agonizzanti. È anche vero però che se si pretende o si spera di rinascere, prima si deve morire in qualche modo. E io mi sento di rinascere ogni volta che qualcuno si avvicina a una delle mie opere o che la legge. Saranno oltre 500 gli studenti del Novese coinvolti nel progetto Splash, un tuffo a scuola, un percorso didattico finalizzato alla pratica sportiva e alla sicurezza in acqua. Il progetto in questione include anche studenti con disabilità che, grazie all'esperienza degli istruttori coordinati da Massimiliano d'Este, in acqua, forse per la prima volta, troveranno momenti unici e insostituibili di riabilitazione e socialità. Tra poco la pagina sportiva, il calcio, nuovo scontro salvezza domani pomeriggio alle 14.30 per l'Alessandria che al Moccagatta incontrerà il Montevarchi con l'obbligo della vittoria. Le anticipazioni sul match fra poco nella pagina sportiva curata da Fabrizio Mattana, poi le previsioni del tempo e poi l'appuntamento con il TG7 Sport subito dopo di noi. Grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni.